Questo programma è offerto da Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli i medici italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 923453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani.
I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi, più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Buonasera amici di Sport Up Rimini, appassionati di calcio e di Serie C nella fattispecie. È stata, diciamo, una mattinata che ha portato purtroppo al triste verdetto di questo primo pomeriggio, con il Rimini ammesso al torneo di Serie D, estromesso in questo caso dalla Serie C, girone B, verdetto amarissimo, ingiustissimo, possiamo dirlo tranquillamente. Però prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà in questa diretta improvvisata questo pomeriggio, con Roberto Gabellini, giornalista. Ciao Roberto. Ciao, ho la mascherina perché con quello che andrò a dire il virus potrebbe volare. Meglio calmati un attimo, perché ci sono poi dei retroscena assurdi. Se poi lo diciamo subito, i tifosi sono già inferociti. Ti lascio immaginare quello che può succedere tra poco, dopo quello che abbiamo saputo. Ci raggiungerà, lo dico anche per gli utenti della pagina di Calcio di Rigore, tra poco anche Mirko Mariotti, che ci darà giustamente anche delle soluzioni per quello che riguarda i campionati di Serie D. Ci sono, tra l'altro, alcune cose che stanno accadendo in questi minuti davvero molto interessanti. E poi notizia dell'ultima ora, confermata poi la finale di Coppa Italia tra Juventus Under 23 e Ternana in quel di Manuzzi a Cesena. Quindi quella era l'unica cosa che si partiva quasi per certa questa mattina, e ahimè ci ritroviamo adesso a dover appunto parlare del Rimini Serie D. Allora, a caldo, Roberto, ti aspettavi alla fine dei conti una speranza di poter rimanere in Serie C e giocarli questi benedetti play-out, oppure ti aspettavi questo verdetto finale, ovvero Rimini Serie D? Seguendo il regolamento, e l'abbiamo sempre detto in tutte le nostre trasmissioni, c'erano poche speranze di sperare in una salvezza. Certo è che io penso ancora che Rimini potrà giocare in Serie C, perché verrà ripescato, visto che i bilanci sono buoni, eccetera. Però sicuramente c'è... Aspetta, fermati qui. Questa è la prima rassicurazione che vogliamo dare ai tifosi. Se, ripeto, usiamo sempre il se. Poi stasera sappiamo che Grassi sarà protagonista dai colleghi, poi se vorrà dire qualcosa o ci vorrà smentire, perché ci sono delle retroscena che riguardano anche lui, perché adesso il presidente noi l'abbiamo accusato parecchie volte, ma è stato preso per la seconda volta in giro, e tra poco spiegheremo il perché da quello che ci è arrivato qui in redazione. Però diciamo subito, ok, oggi è la giornata in cui il Rimini viene condannato alla Serie D, ma sono due mesi che la nostra redazione sta dicendo: ragazzi, aspettatevi questo verdetto, ma noi l'anno prossimo faremo la Serie C. Quindi cerchiamo un attimo di dare ancora speranza ai tifosi, perché se ci stanno a sentire, no, le abbiamo cercate tutte le cose fino a questo momento. Prego Roberto. La speranza è l'ultima a morire, però io quello che volevo sottolineare, l'abbiamo fatto in tutti questi mesi, eccetera, con le nostre dirette, con quello che abbiamo scritto, eccetera, è che la Rimini Calcio si è mossa male, ha cercato di imporre un determinato concetto filosofico che a Roma non hanno capito, a Firenze in Lega Pro hanno finto di capire, di dargli una mano, però la filosofia di Grassi è stata bocciata in pieno, quindi è veramente un'amarezza nel cuore di noi tifosi vedere Rimini in retrocesso in D senza aver disputato il campionato. Certo è che le responsabilità sono della società. Avere rivoluzionato ancora una volta tutto a novembre, quando la squadra era ancora in terz'ultima posizione e quindi con eventuali aggiustamenti poteva salvarsi tranquillamente, ha creato poi questi dissapori, eccetera. Poi è arrivato il Dio dei miracoli, il buon pastore, che ha fatto 29 operazioni di mercato, quindi dimostrando che comunque si sono rimediati dei soldi per fare il mercato, e poi è arrivato il Covid-19 che ci ha massacrato definitivamente.
Allora, specifichiamo un attimo delle cose, perché vanno dette queste cose qui. Le abbiamo scritte anche a livello nazionale, con un portale, ci siamo fatti sentire abbastanza, con un titolo fortissimo, Rimini umiliato. E ho scrissi anche premiate le squadre penalizzate. Adesso ci arriva un messaggio di Luca Casadei che è molto importante, sottolinea un po' l'amarezza, perché l'amarezza è questa, noi la tocchiamo con mano oggi, lui ha ragione in questo. Lui dice, se Rimini doveva andare in D, con noi ci dovevano andare anche Rende e Bisceglie. Ricordiamo, il Rende tra le squadre, dopo lo spieghiamo, va bene, loro anche se non sono ultimi playoff non li dovevano giocare, ok. Ricordiamo soprattutto le squadre penalizzate, Rieti, Casertana, poi c'è stato aiutami, credo anche Sicura Leonza dovrebbe prendere altri punti di penalità. Non è stato secondo me un verdetto giusto, se così vogliamo dire, nel senso che le squadre penalizzate intanto vanno avanti, il Rimini che ha i conti a posto viene condannato da un punto assurdo che esiste per carità nel regolamento, quel famoso punto G, però retrocedere per una vittoria in meno nei confronti del Fano, che tra l'altro è arrivato nell'ultimo tour di campionato dove la giornata non si è giocata nemmeno completamente ma parzialmente, questo fa ridere i polli, non lo possiamo negare, Roberto. No, hai pienamente ragione, è ingiusto, iniquo, e proprio per questo io ritengo che la Federazione Gioco Calcio farà di tutto perché Rimini possa essere ripescato in Serie C1, anche perché non può essere penalizzato in un'annata così atipica, storta, eccetera. Tutti gli altri hanno avuto delle chance, eccetera, e Rimini no, per colpa sua in parte, ma non completamente per colpa dei biancorossi, ma per ciò che si è verificato e anche per questa interpretazione della norma. L'UEFA aveva detto se la giornata non è finita va rivista il campionato, va rivista la classifica alla domenica precedente, invece in Italia ognuno veste il vestito che preferisce e quindi Rimini in D. Coefficiente punti, lo diciamo anche ai tifosi, perché c'era una speranza, in verità non c'era, perché con l'algoritmo e con il coefficiente punti, tra l'altro aspettiamo anche Mariotti che entrerà alle 4, che lui ieri sera si è divertito a stilare questa classifica su Romagna Sport, il Rimini purtroppo era ultimo sempre e non c'era una speranza. Però ricordo che la cosa più incredibile è retrocedere nei confronti del Fano per una partita in meno vinta in campionato, che è arrivato nell'ultimo turno che si è giocato tra febbraio e la prima settimana di marzo, vado a memoria, dove tra l'altro il Fano, grazie a quella vittoria ottenuta in quella giornata lì, ha agganciato i Rimini in classifica. Viene condannata, va sottolineato questa cosa, soprattutto agli organi federali che parlano di calcio pulito, di nuove riforme, che viene condannata la Serie D, una squadra che nonostante le pecche che tu ricordavi inizio trasmissione, a livello gestionale, giocatori vanno e vengono, eccetera, eccetera, sono stati condannati per un regolamento che io ritengo assolutamente assurdo. Roberto, lo diciamo, sì, cosa ricevuta, sgarbo ricevuto da Grassi? Ricevuto dal campo, non ho compreso perché è andata via la comunicazione. Allora, c'è una cosa che ha lasciato noi esterrefatti, questa notizia ha trovato conferma, in quanto il Rimini per la seconda volta, se vogliamo usare un termine forte, ha ricevuto delle false rassicurazioni da chi aveva garantito a Grassi che c'era la reale possibilità di vedere il Rimini oggi inserito nei playout. Così non è stato. No, effettivamente c'è stata una riunione segreta ieri con la Lega e da quello che risulta dai rumor eccetera sembrava che il Rimini sarebbe stato al Rimini sarebbe stato concesso di fare i playout, il Ravenna si sarebbe salvato e quindi Rimini avrebbe dovuto giocare a Imola e poi vincendo con Olo Arzignano bastavano diciamo due partite, vincerne almeno una per poter avere la certezza di essere ripescati, però così non è stato, quindi l'ennesima presa per il culo, bisogna dire quello che è, intanto dire Fondelli o culo cambia poco, no, di queste rassicurazioni che sono ormai più di un mese che vanno avanti, abbiamo visto anche all'assemblea di Lega dei primi di maggio, sembrava che bloccate le retrocessioni, quindi il Rimini poteva andare avanti serenamente, invece
i Rimini oggi come oggi è in Serie D, oggi sono stati convocati tutti i giocatori in sede, eccetera, e gli daranno le ferie anticipate e quindi si penserà alla prossima stagione e nel frattempo dovranno lavorare non tanto gli avvocati, perché penso che un ricorso possa servire non a molto, dovranno lavorare di cervello e di spada di fioretto per poter ottenere un ripescaggio ad un costo pari a zero, perché 350.000 euro solo per partecipare alla Lega Pro con tutti i soldi che ha speso la società a gennaio, penso che sarà veramente difficile poterlo sopportare. Io mi auguro che la federazione sia consapevole che non può fare questo e che quindi Rimini possa essere ripescato spendendo poco o nulla. È stata però una politica sporca, nel senso che fino a una settimana fa, se Rimini avesse avuto la possibilità di scendere in campo, questi tifosi lo devono sapere, c'era da spendere per i protocolli medici 150.000 euro, che tant'è vero nella puntata di lunedì scorso ci venne fuori spontaneamente una battuta. Se devi spendere 150.000 euro per giocare una partita e rischiare che poi non ti salvi giocando appunto una gara secca, era meglio fare 350.000 euro, mettevi 200.000 euro in più e facevi direttamente di pescaggio. Questo ovviamente è stata una battuta che è uscita fuori spontanea, però c'è stata la possibilità, la falsa rassicurazione per la seconda volta data a Rimini di poter quantomeno giocarsi la carta sui playout. Questa è una notizia che noi sapevamo, come sapevamo anche della possibilità che le squadre protestanti, tra virgolette, sarebbero state ascoltate in una riunione clandestina, perché non c'erano i cosiddetti tempi tecnici, 7 giorni per ascoltare tutte le proteste dei vari club, dove mi risulta che anche in questa riunione sia stata data a Rimini una falsa rassicurazione, quella di poter essere ai playout. E vedere che comunque il Rimini non c'è, e vedere che in Serie C, ripeto, visto che si parla di calcio pulito, di un calcio futuro fatto in un certo modo, ci sono delle squadre che anche ultimamente, quindi non stiamo parlando di 5, 6, 12 mesi fa, hanno ricevuto delle penalizzazioni. Quindi se Grassi ha 1000 errori fatti in questi anni di gestione societaria, ha un riconoscimento grande, quello di aver tenuto sempre gli ordini, i conti a posto per quanto riguarda i club. Ed essere beffati, condannati anche per questo, credo che non sia giustizia. Hai perfettamente ragione. Grassi, sotto questo aspetto, è un presidente che meriterebbe la Serie A per come si è comportato sul piano organizzativo, sul piano dei conti in ordine, sul piano della trasparenza. Questo gli va dato atto e gliel'abbiamo sempre dato atto. Persona stimabile, persona veramente positiva. Purtroppo non è stato appoggiato da alcuno, pochi sono, diciamo, gli imprenditori eccetera che si sono avvicinati alla Rimini Calcio, e se poi vogliamo parlare dell'amministrazione mi viene un sorriso, se n'è sempre fregata e ha sempre cercato di fare dichiarazioni che servissero solo per andare sui giornali o sui media, e infatti si è visto cos'è servita la lettera piuttosto cattiva e insidiosa del sindaco Gnazzi e dell'assessore Brasini, che sicuramente ha fatto incazzare i vertici della Federazione Gioco Calcio anziché prenderla in considerazione. Così dicasi anche per il buon Croati, il senatore 5 Stelle riminese, che ha fatto vedere che si sarebbe mosso, però si sono mossi probabilmente non conoscendo la materia, nella maniera sbagliata. Sappiamo che bisogna lavorare di cesello, bisogna usare il fioretto, non si può andare con la mannaia, e questo hanno fatto i nostri solerti amministratori e politici, che purtroppo per le cose che a loro interessano fanno fuoco e fiamme, per le altre sì, cavalcano la corrente, cavalcano un po' la protesta, ma purtroppo sono inutili e dannosi. Allora, nelle notizie raccolte in questi giorni, ieri sera qualcosina in più, io e te ci siamo sentiti privatamente, ma sai che tu per me sei un maestro, quindi ti ho chiesto se c'era davvero la possibilità già di comunicare qualcosa ai tifosi, tu mi hai frenato, mi hai detto no, aspettiamo domani, perché è giusto che sia così.
Allora, bella. Per farsi l'assicurazione... No, ma tu hai avuto ragionissimo, infatti, oggi ti dico la verità. La professionalità è questo, aspettiamo l'ufficialità, perché purtroppo i rumor, anche ieri, fra persone che ne capiscono, eccetera, erano quelle che a Rimini sarebbe stato consentito di fare i play-out. Io a queste persone ho detto: guardate che a livello di regolamentare è difficilissimo, a meno che non salvino il Ravenna, e quindi allora si può mettere tutto in discussione, ma purtroppo i regolamenti sono stringenti e soprattutto troppi si sono mossi in maniera ineducata, non equilibrata, e quei personaggi di Roma sappiamo bene che non mettono tanta acqua nel vino e tirano dritto. No, tra l'altro ti do questo retroscena, poi mi piacerebbe che ci fosse qui anche Marco Mercuri come segretario, che conosce ovviamente le regole meglio di tutti, visto che è il segretario del Rimini. Ci sarebbe stata anche una possibilità di un escamotage, nel senso che molti tifosi hanno chiesto se è prevista la riammissione o direttamente il ripescaggio lo scorso anno. Se tu vai a vedere adesso le carte, c'è un modulo inerente alla stagione che si sta concludendo, 2019-2020, per la riammissione. La riammissione sarebbe fatto un nuovo modulo qualora vengano ristabilite le regole per il prossimo campionato. In tal caso ti dico già che ci sarà anche una regola che prevede, toccando ferro ovviamente, facendo gli scongiuri di questo mondo, episodi eccezionali come il Covid-19, quindi campionati sospesi, come verrebbero decifrate le classifiche, eccetera, eccetera. C'era la possibilità di non essere ripescati ma riammessi qualora il Rimini avesse perso i play-out, faccio un'ipotetica ipotesi, con il Fano, senza spendere i 150.000 euro. Bastava per l'appunto che vincesse una partita nei play-out, e quel caso lì il Rimini avrebbe potuto praticamente scegliere e giocarsi la carta riammissione. In tal caso credo che senza l'obbligo, senza di giocarsi i play-out, però vado a memoria, credo di averla letta nel regolamento questa cosa, il Rimini avrebbe diritto solamente al ripescaggio, che costerebbe 350.000 euro. Ripeto, è regolamento alla mano, vi ho dato un'occhiata anche ieri sera, vado a memoria su questa cosa qui. E questo è un escamotage. Per quanto riguarda il discorso politico che dicevi prima, altre cose che mi sono arrivate sempre nella giornata di ieri e di oggi, di cui abbiamo parlato io e te personalmente ieri sera, è stato quello, il fatto che non hanno gradito molto, diciamo, forse il comunicato emesso anche da parti esterne alla Rimini Calcio, dove a loro modo di vedere, la leggenda narra questo, sono arrivati dei comunicati troppo aggressivi, tra virgolette. Io non so, noi lunedì sera durante la nostra diretta abbiamo fatto gli elogi, come dicevi tu, perché sono intervenuti sia Agnassi, poi sabato anche Brassini per ultimo, però quel comunicato, dicendolo in maniera chiara, più possibile naturale, non è piaciuto ai vertici della Lega. No, ovvio, è stato troppo aggressivo. E, insomma, il sindaco di una città non può permettersi di offendere, di criticare un ente che è la Federazione Italiana del Gioco Calcio, che a livello economico è il terzo nel paese come numeri contabili. E Rimini non ha questa potenza, no? Può avere il sindaco che ha gli amici al governo, perché sono loro che governano, eccetera, il ministro dello sport che può essere disponibile, però c'è un fatto: la Federazione Italiana Gioco Calcio è un'altra cosa, è fuori completamente dalla politica, utilizza una sua politica e sono loro che decidono. Quindi bisogna sempre essere aggraziati, e l'abbiamo detto anche lunedì scorso, che l'amministrazione di Rimini si è svegliata tardi, non ha compreso, non ha capito, probabilmente sollecitata da Grassi, però si è mossa male, come si è mosso male Grassi, che probabilmente col suo incedere può aver fatto inquietare con la sua lettera spedita un quarto d'ora prima della riunione, sì, della federazione, eccetera, può aver inquietato e reso poco disponibili i membri della Federazione Italiana Gioco Calcio. Come ho detto, errori fatali di comunicazione, dimostrazione che il dilettantismo è sovrano in quell'ambiente. Bisogna cambiare passo e bisogna fare in modo che si avvicinino nuovi imprenditori alla Rimini Calcio,
nuovi personaggi per fare una società che sia società, non il potere assoluto, non un regno. Ovviamente Grassi è giusto che stia, perché è una persona che vuole le cose in ordine, precise, però ci vuole anche qualcuno che capisca di calcio, perché non si può cambiare ogni 5 minuti, bisogna creare un programma e seguirlo nel tempo. Ci sono altre cose inerenti a Grassi che sappiamo, però non le possiamo dire in questo momento qui, e quindi ci mangiamo un attimo le labbra e tutto quanto, stiamo zitti, sediamo tutto. Aspettiamo stasera anche la trasmissione. Aspettiamo, è detto bene, aspettiamo, non possiamo dire troppe cose in questo momento qui, perché stasera poi c'è una diretta alle ore 21, ricordiamo a tutti i nostri spettatori, tra poco ci raggiungerà anche Mirko Mariotti che ci deve spiegare un attimo anche il coefficiente, il famoso algoritmo che poi le hanno tirate fuori tutto all'ultimo secondo queste soluzioni qui inverosimili, però c'è stata una settimana in cui ci siamo messi a fare, questo lo voglio dire ai tifosi, tutte le condizioni matematiche, sembrava di essere alle superiori quando fai le espressioni, no? Il problema è che una delle interpretazioni che condanna il Rimini nel famoso algoritmo è vittorie in trasferta. Caspita, un anno e mezzo che Rimini non vince in trasferta, l'ultima volta fu a Pordenone a gennaio dello scorso anno, 24 gennaio, vado a memoria. Lì, con la capolista. Col Pordenone, purtroppo lì si è già condannato. Allora, c'era anche Simone Diabolic, che salutiamo, l'avvocato, poi vengo a leggere tutti i vostri messaggi, che praticamente ci diceva, sì è vero tutto quello che dite, però ricordiamoci che siamo ultimi in classifica. Simone, quello l'abbiamo sempre detto, cercando un attimino di puntualizzare anche questa cosa qui, perché purtroppo il far non piaccia o non piaccia, c'ha a suo favore quel punto G che è assurdo, in un regolamento che una squadra possa salvarsi rispetto all'altro, perché tra l'altro poi nell'ultimo turno ha avuto una vittoria in più del campionato, con tutto il rispetto per gli amici di Fano, però non è tanto la squadra del Fano con cui si deve prendere i limiti, ma proprio l'assurdità del regolamento, questo non sta in cielo né in terra, questo l'abbiamo sempre discusso e detto. Non so se vuoi dire anche tu qualcosa in più per quanto riguarda le colpe della società, come sottolineava Simone, poi vado a leggere tutti i messaggi che ci stanno scrivendo i nostri spettatori. Le colpe della società sono evidenti, una società che si è chiusa in se stessa, che ha utilizzato anche personaggi compiacenti che sempre pronti a tenere steso il velo oppure reggere lo strascico, ma un giornalista dovrebbe essere indipendente, un giornalista dovrebbe dire pane pane, vino al vino, non aver paura di essere critico e elogiare quando è il caso di farlo. Come abbiamo detto, Grassi merita veramente un monumento per quello che ha fatto per la Rimini Calcio, pagare tutti, oltre 65 persone sono in regola nella Rimini Calcio, non dimentichiamocelo, ha sacrificato il suo lavoro, ha comunque consentito a tutti di poter fare una vita agiata, ha cercato di fare il possibile, ha fatto però errori a catena, perché non aveva uno staff che potesse capire la politica, un altro calcio è possibile, e stilare un programma che avrebbe potuto solo fare del bene a Rimini. Io ribadisco, sono convinto che l'errore è partito dall'inizio, quando furono accettate le dimissioni di Luca Righetti. Luca Righetti andava supportato da qualcuno che potesse fare da filtro fra lui e la squadra, e con quella linea lì, che era la prima linea di Grassi e sicuramente la più giusta, noi avremmo avuto altre soddisfazioni. Invece i soliti capiccioni hanno condizionato il presidente, e il presidente è andato in bambola, e andando in bambola ha cambiato una marea di allenatori e continua a ripetere questi errori. Io spero che lui comprenda che non si può andare avanti così, e quindi dia una definizione all'assetto societario e che sia veramente professionale e professionistico, e si possa ripartire il prossimo anno in Serie C con un altro passo. Io mi sento di dire assolutamente ai tifosi, li abbiamo presi tutti in questo momento, per me Rimini riparte la Serie C il prossimo anno, a meno che Grassi non si svegli al mattino, sappiamo che il presidente è un po' particolare,
un giorno la penso in un modo, il giorno dopo cambia facilmente il pensiero, però per me Rimini fa la Serie C, nonostante la sentenza di oggi e i motivi li abbiamo già ripescati, tant'è vero che il primo messaggio che è arrivato in questa diretta ci chiedono è possibile il ripescaggio? Sì, assolutamente sì, anche perché, come ha spiegato ottimamente Roberto, i conti della società sono a posto, anzi Rimini è una delle poche società, se non la prima, ad avere veramente pagato anzitempo i propri giocatori. Poi andiamo avanti. Luca Casadei dice: non credo che sia il tono di una lettera a decifrare un verdetto. No, però ti faccio rispondere a te, Roberto, se vuoi, e poi dopo aggiungo qualcosina io. Non è un problema di toni, è un problema di contenuti. Tu comunque devi andare a chiedere un qualcosa che è fuori dal regolamento e quindi devi, non dico genufletterti, però devi comunque essere garbato, essere propositivo, ricordare un pochino la storia del Rimini e ricordare che questo evento è un evento unico nella storia del calcio dal 1900 in avanti, e quindi fare diciamo pressione su questo, che sarebbe stata un'ingiustizia per una città come Rimini, che è blasonata, che ha i conti in ordine e che quindi meritava maggiore considerazione più che rispetto, perciò potevano evitare le retrocessioni e si sarebbe ripartiti. Così mi sembra che aumenti la confusione e ci saranno degli strascichi giudiziari, anche se non credo che si potrà avere soddisfazione attraverso quelli, però speriamo guardi sicuramente in un ripescaggio, perciò insomma non dobbiamo dolercene troppo, ma essere concentrati sul fatto che Rimini il prossimo anno farà la Lega Pro e quindi potrà dimostrare che anche nel terzo campionato farà meglio e farà tesoro degli errori che ha fatto in passato. Ecco, l'importante è questo, poi quando anche stasera il presidente sarà ospite da un altro collega, che veramente anche in un momento così delicato non faccia quelle dichiarazioni che ha rilassato, lo spieghiamo anche ai tifosi, a Rai Sport, nel senso oggi mollo, perché in questo momento qui è il momento giusto dove non bisogna mollare ma lottare. C'è la possibilità di mantenere la categoria, so che comporta un esborso a 350.000 euro, molti possono dire vabbè, per te non è niente, per lui sono 350.000 euro, però c'è questa possibilità, ce la dobbiamo giocare. Poi non escluderei, ripeto, regolamento alla mano, l'ho letto ieri sera per l'ultima volta, non escluderei anche la possibilità di una riammissione, ma lì, se non sbaglio, ci sono dei cavilli, quindi bisognerebbe capire anche con il segretario qui, spero che ci fosse anche Marco oggi collegato per capire qualcosa con lui nell'eventualità di ammissione o di pescaggio. Sì, dopo parte la breve, leggendo un po' tutti i messaggi che sono arrivati, tantissimi, c'è molto rammarico soprattutto perché la città si sente presa in giro, da come ne aveva parlato anche il presidente Grassi, da Ghirelli, non ritenuto all'altezza della situazione. Io qui sposo in pieno quello che dicono i tifosi, perché il mio punto di vista, l'ho sempre detto, dopo mi sono bastate due interviste in quel di Rimini a Ghirelli, quando Grassi diceva che secondo lui era la persona giusta, due interviste, ripeto, due che gli ho fatto personalmente, te lo dici anche a te, non mi sembrava la persona giusta, poi dopo, per carità di Dio, uno può anche sbagliare. Lui ha dimostrato di non contare niente, il due di coppe quando Briscola e Denari, chi ha deciso è Gravina e il presidente di Lega Pro che voleva fare. Prego? Gliel'hanno fatta pagare, però si è capito. Pagare perché voleva cambiare, secondo me, giustamente, la Lega Pro, perché la Lega Pro ha dei costi insostenibili, l'abbiamo ripetuto migliaia di volte, non si possono spendere 2,5 milioni, 3 milioni per un campionato di terza categoria che soprattutto non ha possibilità di introiti se non limitati, e quindi ci vogliono imprenditori che buttino via i soldi. Dico, se fai la carità almeno serve a qualcosa, in questo caso tieni solo in piedi un carrozzone che serve solo a questi uomini della Federazione Italiana del Gioco Calcio di prendere le decisioni che vogliono senza nessuna passione, senza nessun rispetto per le piccole entità che comunque fanno grossi sacrifici. Questi sono comunque un pochino come dei dilettanti allo sbaraglio anche loro, però loro guardano il loro tornaconto un po' come fa il governo, che promette, promette e non ti dà niente. L'errore grosso, a mio avviso, che ho spiegato più volte anche ai tifosi, anche nel corso delle nostre dirette al lunedì sera con Sport Up, è stato quello che nell'arco del primo step dei tre complessivi
Grassi ha rassicurazioni avute, secondo me lì conta molto il fatto della comunicazione. Ghirelli avesse detto: ma sai, non ti preoccupare, c'è il blocco delle retrocessioni, ti garantisco che Rimini sia salvo. In quel caso lì, secondo me, bisognava tenere la bocca chiusa, perché il pubblico qui oggi presente, che sta seguendo anche questa diretta, si è illuso. Ma si è illuso, però c'è un fatto: quella è stata una decisione presa da tutte le società della Lega Pro, e quindi è stato fatto un comunicato. Aspetta, tranne quelle che dovevano fare i playoff, perché il Bari così non l'hanno mai firmato quel foglio. Sì, però la grande maggioranza delle società erano d'accordo al blocco delle retrocessioni, quindi si andava avanti. E questo, diciamo, questo assunto è stato portato in Federazione Gioco Calcio, che è stato cassato completamente e non preso in considerazione. Ah, assolutamente sì, vedendo poi quello che è successo. Senti, se dovessi trovare delle altre colpe in tutto questo gioco assolutamente imbarazzante, se così vogliamo definirlo? Lì sono sempre equilibri di potenze, equilibri politici che ci sono anche all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio. Gravina è messo in difficoltà perché lo vogliono sostituire, e sappiamo con chi. Poi il presidente Gravina, il presidente della Lega Pro, lo vogliono sostituire. Chi comanda? Ghirelli. Chi comanda è Gravina. Gravina fa il bello e il cattivo tempo, ha già deciso quale sarà il futuro della Lega Pro, e quindi le responsabilità quindi sono sempre ai vertici. Noi, come Rimini Calcio, come città di Rimini, non abbiamo saputo infilarci in questo settore, in questo filone, essere simpatici. Siamo diventati antipatici, come il presidente lo è antipatico agli occhi dell'imprenditoria riminese. Ha fatto alcune scivolate per istinto, perché è istintivo a volte non pondere a quello che si dovrebbe dire, e questo non gli ha creato una piazza a suo favore. Bisogna cambiare qualcosa, io spero che lo facciano per il bene del Rimini, della Rimini Calcio e della città. Vedremo se appunto, Roberto, qualcosa succederà nelle prossime ore. Speriamo anche di poter dare qualche notizia che sappiamo al momento per quanto riguarda appunto dei movimenti, però ci fermiamo qui, non diciamo niente, aspettiamo quello appunto stasera. Stavo leggendo intanto, mentre parlavo con te, degli altri messaggi, vediamo un attimo. Io non mi fido più della federazione, qui ritocchiamo un attimo il discorso legato per l'appunto alla presidenza Ghirelli. Gabriele, tra poco abbiamo anche Mirko e ti rispondiamo anche sui campionati di Serie D. Sì, per il momento ti rispondo sì alla tua affermazione. Posso dirla da già veduta, purtroppo Rimini, non parlo solo di calcio, a Roma non interessa. Simone, qui ci sarebbe da aprire un capitolo. Andiamo avanti. Nessuno nella FGC era probabilmente all'altezza della situazione. Chiaramente non se lo sarebbe aspettato nessuno, ma sarebbe bastato il buon senso per amministrare la situazione. Sì, questo più o meno ritorniamo sempre sui discorsi che stiamo affrontando in questi minuti, caro Luca. Claudio ci scrive: è un'ingiustizia assolutamente macchiata la storia del Rimini, anche se è un'ingiustizia, questo è poco ma sicuro. Ripeto, è imbarazzante il motivo per il quale Rimini si trova in Serie D, anche se continuo a dirlo con estrema fiducia, ripeto, sempre il se che va in prospettiva Grassi, il Rimini per me il prossimo anno fa la Serie C. Questo lo metto, se volete, anche per iscritto. Poi dopo spero che Grassi non mi tradisca su questa affermazione. Vogliamo dare qualcosa a livello anche di prospettive future, Roberto, per quanto riguarda... Io credo di poter affermare che Rimini il prossimo anno faccia la C. Questo lo pensi tu, lo penso io, penso che lo pensiamo tutti, perché ha tutte le carte in regola per poter essere ripescato. Nello stesso tempo, anche come pubblico, come mondo che segue la squadra, è sicuramente fra le formazioni, fra le società che meritano questo premio. Ovviamente il Covid-19 è stato un flagello che ha scombussolato tutto, e il Rimini purtroppo ne paga conseguenze più gravi, proprio perché non ha avuto fiducia nel progetto che aveva portato avanti da agosto. Ricordiamoci che il Rimini è partito tardissimo nella sua campagna acquisti, nel poter allestire una formazione. L'abbiamo vissuta insieme a Sant'Agata Feltria, abbiamo iniziato la preparazione con una settimana di ritardo, arrivavano giocatori, se ne andavano, era tutto un tourbillon dovuto a un
programma che non era preciso. Poi sul più bello, quando il Rimini non andava bene, ma comunque era nella zona, diciamo, di limbo e non nell'inferno, avrebbe potuto prendere 2, 3, 4 pedine e quindi lanciarsi verso una salvezza sicura. Invece questa confusione poi si è ripercossa attraverso il Covid-19 e Rimini non ce l'ha fatta, e nonostante tutte le rassicurazioni, tutte le promesse che ci sono state o non ci sono state, purtroppo i regolamenti, e noi l'abbiamo sempre detto che le chance sarebbero state poche, eravamo favorevoli, eravamo col sentimento, speravamo che Rimini si sarebbe potuto in qualche maniera salvare, e invece, però, con la ragione abbiamo sempre detto che era durissima, perché i regolamenti erano contro di noi, gli algoritmi erano contro di noi, il Rimini comunque e dovunque era l'ultimo. Bello anche questo messaggio che ci arrivano dagli amici di Trieste: non mollate, la vostra protesta è quella di tutti. Un saluto da Trieste, grazie Alessandro. No, qui non molla nessuno, stai tranquillo. Infatti volevo rispondere anche a Luca, che fa una domanda molto interessante. Sì Luca, ti dico di sì, mi risulta anche questo. Mi risulta che il ricorso lo presenteranno Rimini e Gozzani. Rieti rinuncerà alla Serie C. Rieti è una di quelle società che ti stavo dicendo prima, che è penalizzata. Ancora oggi Ghirelli mi dovrebbe dire come mai Rieti si trova in Serie C, perché sta penalizzata subito a inizio stagione. Però sì, mi risulta, Luca, mi risulta. Quindi ti dico di sì anche su questo. Poi andiamo a vedere gli altri messaggi, più o meno. Sì, tra poco vi dico anche per la Serie D, arriva Mirko, quindi cercheremo anche di capire la San Maurizio, se c'è la situazione. Aspettate ancora qualche minuto, perché il Consiglio federale è finito da poco, il tempo anche a Mirko di dare qualche minuto per scrivere un articolo su Romagna Sport. Ciao Matteo, leggo anche Matteo intanto, scusami Roberto, vado avanti qui con i messaggi. È giusto. Ma questi buffoni rispettosi sanno quante persone sono morte a causa Covid? Matteo, aspetta, abbassa, togli subito quelle espressioni da internet, perché sennò sei denunciabile, cambia assolutamente i termini per quanto riguarda, capisco che ti vuoi arrabbiare per quanto riguarda le decisioni, però cambia i termini, perché altrimenti rischi querele. Ma come si fa a retrocedere le squadre in questa maniera? Che schifo. Ecco, questo diciamo che si può leggere. Beh, Matteo, abbiamo già parlato che non ci sta a retrocedere, però purtroppo c'è quel punto di riga per quanto riguarda il regolamento. È un regolamento assurdo, imbarazzante, che non andrebbe fatto. Quando si parla appunto del calcio futuro, della rivisitazione per quanto riguarda la Serie C e anche la Serie D, mi auguro appunto che venga stilato un regolamento accettabile da tutti. Però quello che mi fa rabbia, questa sembra l'ABC del calcio, è l'ABC del calcio. Questo regolamento che oggi noi contestiamo, perché è dovuta questa contestazione, lasciatemelo dire, è stato firmato a inizio stagione da tutte le squadre, quindi chi fa la Serie C sa che purtroppo si ritrova anche a dover accettare un regolamento che causa stessi punti in classifica, stessa differenza reti, sei condannato alla retrocessione, perché una squadra più di te ha avuto in questo caso una vittoria più in campionato. Purtroppo sì, non è che uno non è a conoscenza, purtroppo è, ripeto, un regolamento che io non firmerei, però non le faccio io le regole. Sì, più o meno siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, vedo. Roberto, il problema può essere quello del ricorso. Sì, si farà il ricorso, ma su che basi giuridiche, visto che tutti gli algoritmi, tutte le possibilità che il Rimini ha per chiedere venia, clemenza e magari avere ragione, è difficile ipotizzarli a livello giuridico sportivo. Cioè, ci vuole un avvocato che dimostri che sono tutti pazzi quelli che sono a Roma, potrebbe aver ragione, ma non so se sarà semplice ottenere giustizia. Vuoi un assist? Sì. Abita a Bologna, quindi non è molto lontano da qui. Dovrebbero già oggi chiamare subito Grassani, che è il migliore al mondo. Se chiamano lui, abbiamo una speranza di vincere il ricorso. Questo è il mio punto di vista. Sì, allora, sì, ma questo è fuori dubbio come avvocato, ma nello stesso tempo forse è più semplice perseguire la strada del ripescaggio e cercare di non pagare quelle cifre, perché anche se tu vinci questo ricorso, comunque dovrai pagare i 350.000 euro di fiduzione e quello in più dovrai pagare gli avvocati, a meno che non abbiano una strada diversa in discesa
che possa consentire la permanenza in serie in Lega Pro e quindi non dover fare questi esborsi. Io penso che si debba guardare al futuro, cercare di operare, lavorare per ottenere la Lega Pro e spendere il meno possibile e poi cercare di aprire la società a nuove forze che non lasciano solo il presidente Grassi, perché il presidente Grassi è un faro che va tenuto, è un faro che può illuminare per ciò che concerne trasparenza, precisione, eccetera. Va aiutato sul piano tecnico, sul piano diciamo delle pubbliche relazioni, dell'essere più amato dalle tifoserie e dalle imprenditorie, più amato da Rimini e circondario. Io penso che ci si possa riuscire. Ovviamente ci vuole un po' di tempo e ci vogliono persone che, nonostante questa crisi, eccetera, si prendano il cuore in mano e dicano: il Rimini ha bisogno di noi, diamo una mano. Sì, Fabio, quello che dici è vero, è quello che stai scrivendo adesso. Infatti ho illustrato subito il tuo messaggio, è vero quello che dici. Infatti anche il Covid adesso è paragonato a un episodio chiave della nostra storia italiana, quello che tu fai riferimento del 1945. Però è vero quello che dici, il Covid-19 rientra in quell'eccezionalità di sospensione del campionato. D'accordissimo, infatti, su questo. E sì, lo affrontiamo nella seconda parte, aspettando anche Mirko, Alessio Gaggioli. Grassani in un'intervista si era già parzialmente espresso su questo argomento e non combaciava con la scelta della FIGC. Infatti, sorpreso. Alessio, sorpreso. Matteo Pratelli, chi ama il calcio come me è stufo di vedere queste cose e poi non lamentiamoci se le persone non vanno più allo stadio. Anche questa è una considerazione vera. È molto cambiato, Matteo, il calcio. Io e te ne abbiamo già parlato. Tu so che vorresti una Serie A a 20 squadre, una Serie B a 20, una Serie C con più squadre, però è difficilissimo in questo momento, soprattutto per chi gestisce per l'appunto le federazioni. Carmen Fantini, Carmen, questa domanda però preferisco darti una risposta questa sera, sempre se ci danno la possibilità di farlo. Le possibilità di ripescaggio dipendono anche dalla volontà di Grassi di voler tenere la società. Carmen, ti prometto che ne parliamo stasera alle 21 su questo argomento qui. Allora, comunque Daniele Grassi non è uno che ama perdere, è un lottatore, quindi io penso che farà il possibile e l'impossibile per tenere la barra dritta e mantenere i Rimini in Lega Pro. Ma sicuramente in Serie C noi, ripeto, io sono fiducioso, sono sempre stato fiducioso, per me Rimini il prossimo anno, continuo a dirlo, fa la Serie C. Luca Casadei, ma la riammissione ci sarà date le tante squadre penalizzate o hanno intenzione di fare gironi con numeri diversi di squadre? Si parlava addirittura di una Serie C a 67 squadre, però non so, oggi ho seguito parzialmente per quanto riguarda la promozione delle 9 squadre dalla Serie D alla Serie C, quello è stato confermato. In più, come tu sai, ci stai seguendo da tanto tempo, Luca, sembrano ben avviati i pescaggi dalla Serie D in Serie C di Campobasso e di Foggia. Questo te lo posso dare già per certo. Potrebbero essere le due squadre che potrebbero aggiungersi alle formazioni in Serie C. Poi andiamo a vedere altri messaggi. Tra poco mi interessava anche vedere il discorso coefficienti, algoritmo, così con Mirko, che ieri sera ha fatto giustamente anche lui un articolo. Luca mi ricordava appunto tra le tante squadre penalizzate anche il Siena. Ah, è vero, bravo Luca, mi hai dato un assist importante qui, mi ero dimenticato ieri anche di scriverlo nella pagina di SportUp. Si parlava di società, mi riferisco anche al messaggio di prima di Carmen, credo. Allora, il Siena in questo momento è a serio rischio per quanto riguarda il prossimo anno, che non è nel girone B e nel girone A. Poi abbiamo la San Benedettese che sta vendendo la società Fedeli a Serafino. Abbiamo una situazione disperata a Catania. La Fermana è una situazione di stand-by perché sta pensando appunto l'attuale società di cedere. Infatti ci eravamo anche sbilanciati sulla conferma o meno di Mauro Antonioli in quel di Fermo. E poi altre società che adesso sicuramente durante questa diretta mi verranno in mente, ve le dico, che sono a rischio iscrizione Serie C il prossimo anno. E tra l'altro in Serie B ci sono due squadre che ad oggi, vedendo la classifica ad oggi, lo ripeto, sarebbero retrocesse, ovvero Livorno e Trapani, che hanno grosse difficoltà societarie. Quindi questo fa precludere un'idea che ci potrebbero essere diversi ripescaggi. Quindi ci avviciniamo sempre di più a quello che noi sosteniamo,
per quanto riguarda i colori biancorossi. Sostegno sempre anche da Cesena, anche da Cesena ci scrivono per dirci siamo con voi, non mollate. Bello, bello questo messaggio, bravi. Lo sport dovrebbe essere questo, cioè avvicinare i tifosi, le tifoserie, non creare sempre questi campanilismi che sono idioti nel 2020. Sì, Michele, arrivo subito da te, dammi un attimo, un minuto. Luca, sì, anche la Casertana è stata penalizzata, ma la Casertana sta facendo quello che noi stiamo cercando di far... fare a Rimini, è una battaglia, non ti promettiamo niente, però stiamo scrivendo dello stadio da qualche settimana e stiamo rompendo abbastanza le scatole. A Caserta stanno facendo un progetto di uno stadio che è favoloso, quindi non penso che la Casertana l'anno prossimo non farà la Serie C, sarà penalizzata per questo finale di stagione e quindi sicuramente riceverà dei punti di penalizzazione. Poi mi chiedevate, tra San Benedettese e Fermana chi fa i playoff? C'è un'altra cosa che qui fa ridere, adesso vi rispondo subito. Michele, do la precedenza a lui. Ciao a tutti, io sono di Parma e quindi sono lontano da queste dinamiche. Ma le varie pericolanti presenti in C a livello economico, Siena, Piacenza, Catania, Fermana e Samp, Trapani, che stanno saltando per aria, quali sarebbero i criteri per i ripescaggi? Adesso te lo dico, Luca, fammi leggere un po' tutte. La Serie D, in D la San Morese è retrocessa, aspetta ancora qualche minuto che tra poco daremo la palla al balzo al nostro Mirko Mariotti, Matteo Fratelli. Daniele, il problema vero non sono le 100 squadre, ma i costi troppo alti. La Serie C non può essere tassata come A e B in federazione, devono cambiare quelle regole, non trovare sempre solo scuse dicendo che il problema sono le squadre, senza parole. Matteo, abbiamo fatto una puntata dove sono intervenuti anche i vertici di Leve Sport, dove abbiamo parlato anche della mancanza dei diritti, dei soldi provenienti dai diritti televisivi per quel che concerne la Serie C, e penso che siano stati molto esaustivi in quell'occasione lì a spiegarci un po' le vicissitudini, ecco, perché molti presidenti giustamente recriminavano anche degli introiti televisivi, però il Leve Sport al momento è una web TV, non è una TV paragonabile per intenderci a Sky o a DAZN. Simone ci dice: attenzione a Foggia e Messina, ora diventano rivalissime del Rimini. No, Simone, ti dico che Rimini ha sempre la precedenza. Simone, su quella cosa lì stai tranquillo. È arrivato anche Mirko Mariotti. Allora, diamo spazio anche a Mirko per alcune domande per quelle che concerne la Serie C. Inizierei da Rimini e poi andiamo anche a sentire per la Serie D. Ciao Mirko, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. 47 minuti di Serie C. 47 minuti di Serie C e del Rimini. Vedo più te e Gabellini ultimamente che mia mamma e mia sorella. Ti dico solamente questo. Mi sto preoccupando, Tua sorella presentala a noi. Tra l'altro lei è avvocato, quindi a Valentina adesso, Valentina stasera vi vorrei riportare, se mi fa la cortesia di partecipare in diretta, vi vorrei riportare alcune domande che magari i nostri amici stanno facendo a livello giuridico e io non posso rispondere perché non sono avvocato. Abbiate clemenza per questo. Mirko, mi dici a caldo il tuo parere, Roberto mi ha già detto il suo, io penso di essermi già espresso abbastanza, ti aspettavi il Rimini in Serie D? Onestamente c'era, so che c'era molta discordanza sulla missione ai play-out o meno, io sinceramente non mi sono sorpreso più di tanto, visto che poi anche la linea della Serie D è rimasta la stessa. Di mantenere le quattro retrocessioni, così lo diciamo subito, non so se l'avete detto prima, però ci saranno le quattro retrocessioni nel campionato di Serie D dalla D all'eccellenza, e quindi secondo me si è seguita una linea. Oggi era obbligatorio seguire una certa linea, quella delle retrocessioni, e purtroppo ci sono delle società che per colpa del regolamento e non per colpa della pandemia devono pagare. Se devo essere sincero, per quello che ha combinato Rimini, quest'anno merita di retrocedere. Per come è stato retrocesso, onestamente, è discutibile, perché ovviamente, non tanto il discorso della vittoria in più in meno, che purtroppo quella fa parte di un regolamento e quello purtroppo ci può stare. Sicuramente, quando mancano tante giornate, ti potevi ancora giocare qualcosa, sicuramente dà fastidio e mi dispiace ovviamente per i tifosi del Rimini, che sono quelli che sicuramente hanno meno colpe.
Mirko, per quanto riguarda anche la speranza che noi abbiamo dato di riammissione barra ripescaggio, c'è un messaggio che ti illustro proprio in questo momento, che ci scrive Michele Sabini, gli avevo promesso che avrei risposto anche al suo messaggio. Ci dice: ciao a tutti, io sono di Parma e quindi sono lontano da queste dinamiche, ma le varie pericolanti presenti in CIA a livello economico, Siena, Piacenza, Catania, Fermane, Sambe, Trapani, che stanno saltando per aria, quali sarebbero i criteri per i ripescaggi? Ci sono, sì, grazie, perché stavo leggendo anche un'altra cosa che mi era arrivata nel frattempo, anche perché sono in attesa anche dei comunicati, quindi sto dando un'occhiata un po' in giro. Intanto, Piacenza, problemi societari non ce ne sono, forse un po' a Catania, sicuramente a Siena, ecco, quella che sicuramente ha più grossi problemi è il Trapani, ma quella viene dalla Serie B, un altro discorso. E i criteri del ripescaggio, ci sono dei criteri che sono stati stabiliti praticamente nei primi comunicati e quindi basta andare a ripescarli. Ci sono i criteri che vengono stabiliti tutti gli anni, se verranno applicati quelli, ma presumo che verranno applicati quelli lì, dove si andrà a guardare i coefficienti legati alla storia della città, della società, della media del pubblico, perché in Serie C si guardano anche queste cose, la SIAE, si guardano mille cose, e le Rimini, se andiamo un po' a guardare adesso, delle ultime tre sicuramente quella messa meglio per la storia e per tante cose, ecco, anche perché Rimini vengono considerate anche le annate passate in Serie B e in Serie C, e Rieti non ha la storia del Rimini a livello di B e C, e anche comunque lo stadio ha la sua importanza, diciamo che Rimini di queste tre è quella messa meglio, bisogna attendere quali saranno le altre sei, perché poi dipenderà anche da quello. Qui te la faccio subito questa domanda, vabbè, mi scuseranno un attimo i tifosi del Rimini. Simone, che è un tifosissimo del Rimini, ti dice: Mirko, hanno gabbato anche la San Maurizio, non c'è ingiustizia. Non è ufficiale. Non è ufficiale, perché è proprio l'unica cosa che non è ancora uscita, non è ancora chiaro il discorso delle classifiche, come verranno decise, anche in C non si sa ancora se verrà applicato il coefficiente punti secco o il coefficiente punti ponderato, non c'è ancora risposta. Soltanto in Serie A e nella Serie A femminile verrà applicato l'algoritmo, adesso, ufficialmente. Sugli altri campionati non c'è ancora nulla. Se te la senti, visto che stasera poi tu non ci sarai, che sei impegnato sull'altro canale, vorrei vedere un attimo con te la classifica e illustrarla anche a Roberto, perché ieri io ti faccio i complimenti, hai fatto un lavorone eccezionale, poi non tutti lo capiscono quello che tu hai fatto, ma tanti applausi veramente su quell'articolo che hai fatto, dove appunto veniva fuori tramite calcoli matematici che Rimini era ultimo purtroppo in tutto. Se mi dai qualche minuto, io adesso illustro un attimo a Matteo quale articolo deve andare a prendere, lo metto in regia per mandarlo in onda e analizzarlo con te e tutti i nostri spettatori. Ti riporto solamente un'altra domanda che mi avevano fatto dei ragazzi inizialmente per la serie D, poi arrivo a rispondere anche a Matteo, un attimo di pazienza. Allora, Gabriele, adesso Mirko l'hai sentito, la San Maurizio non è retrocessa ufficialmente, qui avevo già risposto, però ti faccio rispondere anche a te. La Samb dovrebbe andare, però tu hai seguito gli ultimi minuti rispetto a me. A prescindere da qualsiasi media punti ci va la San Benedettese. Ok, gemellato i Rimini con la San Benedettese. Oh, Roberto, questa è la beffa, la San Benedettese, i nostri cugini che fanno i playoff e noi che siamo buttati in Serie D. Questo è il problema, la colpa è del Covid-19. Se si fossero mossi meglio, forse non ci sarebbe stato tutto sto pandemonio. Non abbiamo saputo affrontare questo virus più grave di un'influenza, questo fuori dubbio, ma se l'avessimo affrontato con maggiore equilibrio e meno interviste, sicuramente oggi non saremo qui a parlare di questo dramma che ha distrutto l'economia italiana, ma nello stesso tempo ha anche minato il mondo del calcio, che è la terza economia del paese. Mirko, gli ultimi minuti del Consiglio federale, sono entrato qui in diretta con Roberto, illustrami un attimo una cosa, i playoff c'è qualche variazione, prima dicevo che ufficiale la finale di Coppa Italia si gioca al Manuzzi di Cesena, per quanto riguarda i playoff si conoscono già le squadre o rimane ancora in stand by qualcuna? Si attende più che c'è un problema, proprio dipende dalla Coppa Italia, perché
ci sono in ballo due squadre, una la Vibonese, l'altra non ricordo, che potrebbero entrare in gioco a seconda di chi vince la Coppa. Quindi è ancora una situazione ancora in divenire. Però ci vuole chiarezza, e speriamo che ce la chiariscano nei prossimi minuti, le prossime ore, di come verranno definite le classifiche, perché è fondamentale. Anche perché, per esempio, per il secondo posto nel girone B, allora, prima mi era arrivata un'indiscrezione dove mi dicevano, insomma, a fondo è anche abbastanza attendibile, che sarebbe stato il Carpi secondo e quindi si sarebbe scelta la media punti. Poi Gravina si è imposto con la storia dell'algoritmo, quindi con l'algoritmo sarebbe la Reggiana seconda e il Carpi terzo. Quindi insomma, ci sono delle questioni ancora da definire, anche perché giocare in casa, avere il vantaggio della partita in casa nelle finali non è piccolo, anche se si gioca a porte chiuse. Quindi vedremo, dai, attendiamo. Toglimi solo una curiosità, visto che ci seguono anche dall'Emilia: il Piacenza c'è, tutti a casa, oppure sono ritornati i giocatori come avevamo anticipato noi la scorsa settimana? Si sa qualcosa su Piacenza? Ma Piacenza credo che dovranno decidere loro se giocare o no. Tanto loro non incorreranno sicuramente in multe e neanche in penalizzazioni, perché è stata sancita questa cosa, e i playoff saranno volontari, sarà il Piacenza. Esatto, io fossi nel Piacenza, io sono 15-16 giocatori, ci provo, mai dire mai. Bravo, quello anch'io. Hai detto bene una cosa. Poi li capisco, che Piacenza è stata una delle province più colpite, cioè, immagino anche la problematica. Allora, Matteo intanto ci ha raggiunto in regia. Matteo, ti ho mandato il link su Facebook per far vedere a tutti i telespettatori un attimo quella classifica famosa dove ha fatto i conti matematici ieri Mirko. Quella lì è assolutamente da vedere, perché sennò la spieghiamo. E appena ce l'hai in regia, mandami subito il link che la facciamo vedere ai nostri spettatori. Hai detto bene una cosa che mi ero dimenticato di dire durante la diretta assieme a Roberto: playoff volontari sì, però non ci sono ammende in caso di rinuncia. Questa è la cosa più importante, né ammende né penalizzazioni, per intenderci, eh. Mi confermi? Ok, allora vediamo se Matteo riesce a mandarci. Ok, intanto volevo leggervi degli altri messaggi. Salutiamo anche il collega Roberto D'Altri. Allora, per me anche tutte le altre dei playout, Rimini è la migliore per Blasone nei ripescaggi. La mia paura sono Foggia e Messina. Questo è Simone. Fanno parte di un'altra graduatoria. È quello che le ho detto io prima. Ma le classifiche dei campioni dilettantistici... Messina non c'entra niente, Messina non c'entra niente. Ok, ma le classifiche dei campioni... Assolutamente, guardano solo le seconde. Ma le classifiche dei campionati dilettantistici Serie D, in particolare, quando si dovrebbero conoscere? Questo è Roberto D'Alti che te lo chiede. Ciao Roberto. Io credo di dire, tra poco quando esce il comunicato. Di sicuro le prime vanno su, le ultime quattro vanno giù. Tra Roberto Gabellini... dicevo, quando esce il comunicato... Sì, ecco. Tra Roberto Gabellini, il comunicato esce tra poco della Lega Nazionale dei Tanti. Sicuramente va sulla prima, sicuramente va giù l'ultima quattro. Ad oggi, questo è importante. Quindi, praticamente, il gruppo salviamoci. Ciao, grazie. Come si dice in romano, in dialetto, saluto. Sì, ma attendete sempre il primo luglio comunicato, vediamo cosa salta fuori quello della Lega Nazionale Dilettanti, vediamo che format ci propongono. Ricordatevi che possono essere riammesse anche 60 squadre. Ma quello l'abbiamo detto. Roberto Gabellini, ti faccio leggere il messaggio di D'Altri. Prego. Ti faccio leggere il messaggio di D'Altri che dice: quello che ho sentito finora detto da Gabellini mi trova d'accordo al 100%. Tra Roberto non è che possiamo farci la guerra. Come ti ho detto prima, cerchiamo di essere sereni, non siamo dei fenomeni come Mirko, che è veramente, io lo invidio per la sua voglia di studiare, di elaborare, veramente una professionalità fuori dal comune, quindi bravo Mirko, e continua così. Per il resto, che dire, abbiamo cercato di essere pacati, di non prendere attraverso l'istinto una rabbia che non serve. Bisogna essere ben attenti a quello che si fa, a quello che si dice, perché il Rimini quest'altro anno farà la Lega Pro, e quindi prendiamo anche le cose positive. Il Rimini non dovrà giocare, i giocatori se ne possono andare, si potrà iniziare la preparazione con un certo anticipo per fare in modo che quest'altro anno il Rimini possa essere un protagonista.
no? Almeno vivere un campionato di mezza classifica, non sempre questo patema d'animo che dà fastidio alle coronarie. Io penso che se ci si comporterà così si potrà veramente fare bene. Ovviamente si è incazzati come le iene per come si è stati trattati, però i regolamenti sono regolamenti, vanno accettati anche se sono penalizzanti e bisogna guardare al futuro, mai voltarsi troppo indietro, perché altrimenti vai a sbattere, non puoi guardare solo lo specchietto retrovisivo, devi guardare anche avanti. E soprattutto non rilasciare mai dichiarazioni della serie ah, se mi mandano in D, oggi mollo, perché è inutile che dopo ci siamo mossi tutti a cercare di fare quello che era possibile fare per dare una mano a Rimini. No, ma Giorgio Grassi voleva intendere con mollo che andava a fare un bagno al mare, a mollo, sai, il dialetto di Toriano è diverso da quello riminese, bolognese, ravennate, quindi lui voleva dire mollo perché vado a fare il bagno, visto che non si gioca più. Questa è bella, questa è bella, questa te la consente. Matteo, se rimani fermo sul testo non me ne può fregare nulla, scendi giù dove sono le classifiche fatte da Mirko, perché così i telespettatori possono vedere, perché leggere il testo, ecco. Allora, Serie A, niente, vai giù alla Serie C, vai, 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 vai alla Serie C, vai, vai, muovi, muovi, muovi il mouse, Matteo. Allora, Serie C, Benevento no, Serie B, Serie C. Girone A, ecco, Girone B è subito sotto. Eccolo lì. Fermati, fermati, fermati. Allora, spiegamelo un po'. Qui cosa è fatto? Che praticamente la classifica reale nella prima colonna, qui a sinistra, poi quella al centro e la terza. Classifica coefficienti punto 1, classifica coefficiente punti 2. Iniziamo dallo spiegare il punto 1. Allora, il punto 1 è la media punti secca. Praticamente la divisione tra le partite disputate, anzi tra i punti realizzati e le partite disputate. Mentre l'altra è il famoso algoritmo che va a fare la media praticamente delle partite giocate in casa, la media punti delle partite giocate in casa, la media punti delle partite giocate fuori, proiettate su 38 giornate. E il risultato, vedi, in questo caso c'è qualche discordanza, per esempio nella prima il Carpi è secondo, la terza la Reggio Audace, invece nell'altra è seconda la Reggio Audace, terza il Carpi. Per esempio, anche la posizione di Modena e Triestina alternata, la San Benedettese, come vedete, col coefficiente punti è sempre davanti alla Ternana, anche perché è una partita in meno, a parità di punti è inevitabile che vada avanti la San Benedettese, credo che sia anche abbastanza logico. E per quanto riguarda invece i play-out non cambia assolutamente nulla, come vedete, perché la classifica rimane la stessa e quindi alla fine dei giochi il Rimini comunque retrocederebbe lo stesso. Guardate anche la media punti in trasferta che obiettivamente fermati, non mi tirare fuori quel tasto lì, è un anno e mezzo che non vinciamo in trasferta. Vabbè, quando vedi un 7,3 di proiezione a fine campionato, mi spiace dirlo, ma è una media vergognosa, è brutto da dire, ma sono dati statistici. Detto che io su questa media punti onestamente, adesso a prescindere che Rimini sia retrocesso comunque meno che quell'altra, mi trovo molto in disaccordo, perché l'ho scritto anche nell'articolo, io non credo come sia possibile creare una classifica ipotizzando dei punti di partite non giocate. La media punti secca sarebbe stata quella più reale, proprio perché è la fotografia del campionato. Come facciamo a sapere che in quelle 11 partite l'andamento sarebbe stato diverso, visto che molte società hanno fatto mercato e hanno stravolto le rose? Secondo me è una cosa, secondo me, aberrante, a mio parere personale, dare dei punti su partite che non sono state giocate. Però vedi, in base anche ai calcoli che hai fatto tu, noi ci abbiamo sempre preso, perché tanto erano quelli che avevamo fatto anche noi. Io ti ho detto lunedì scorso, durante la diretta di Sportup, che avevo letto come funzionava l'algoritmo su un articolo che era uscito su Corriere dello Sport. E dissi subito a Gabellini quella mattina: guarda Roberto, che si sta parlando dell'algoritmo tanto prefissato da Gravina, ma qui c'è un punto, soprattutto delle vittorie in trasferta, che inizialmente avevo letto che valevano doppie, correggimi se sbaglio, e invece sono andato a vedere, vittorie in trasferta, il Rimini non vince da un anno e mezzo, ha voglia di aspettare, aspetta e spera per la salvezza, con l'algoritmo di sicuro non ti potevi salvare, però purtroppo siamo ultimi in tutti e due i casi, a parte la classifica reale, che vabbè, lo sapevamo già. Niente, Roberto, disgraziati fino alla fine, comunque. Lo so, guarda, l'unica speranza è che torni nella Rimini Calcio Gastone Montesi, che dichiarava: faremo una squadra
che vince in casa, fuori casa e in trasferta. Solo così Rimini può puntare in alto. Era talmente simpatico, è talmente simpatico che potrebbe dare un contributo, perché gode del rispetto, e quindi io fossi in Grazi lo porterei in società come vicepresidente onorario, proprio perché è una persona che unisce, ha una certa età, ma ha un'esperienza nel mondo del calcio favolosa. Soprattutto non è mai stato espulso, non ha mai avuto un problema con gli arbitri, è una persona della quale c'è bisogno in una società, perché conosce la federazione, i meandri, eccetera, ed ha un'autorevolezza, nonostante parli una lingua un po' particolare, una lingua sua, infarcita del dialetto cesenate. Le sue origini sono cesenate, però è vissuto e cresciuto a Rimini, e vediamo come quando uno del sud viene qua può stare anche 50 anni a Rimini, ma gli rimane la sua inflessione. Però è amato da tutti i tifosi riminesi e potrebbe essere utile proprio per tenere le fila fra squadra, tecnici e dirigenti, perché abbiamo bisogno di questi personaggi per poter andare avanti con sicurezza e serenità. Mirko, allora, se sei pronto, io passerei anche per via dei tanti spettatori che abbiamo collegati ad affrontare le tematiche inerenti al mondo della Serie D. Una cosa l'hai già detta, che praticamente è quella che riguarda le retrocessioni in Serie D e le nuove promozioni confermate delle primatiste in campionato. Qualcuno ci ha scritto, tipo Gabriele, che segue molto calcio di rigore, se si sa qualcosa anche a livello di promozioni e retrocessioni del calcio locale. Poi ricordiamo che anche giovedì ci sarà il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, che è stato spostato da mercoledì a giovedì, se non erro. Esatto, sì. No, sulla regionale si decide giovedì, si decide giovedì, però io credo che stasera Siviglia abbia avuto delle risposte sulla delega ai campionati, quindi io attendo il comunicato, proprio perché sia quello della Lega Calcio sia quello della Lega Nazionale Dilettanti, per vedere se ci sono delle definizioni in merito. Tra l'altro noi stasera nella trasmissione di là abbiamo Braiati, che ci potrà raccontare delle cose stasera, per cui ci auguriamo che ci chiarisca anche lui un po' le idee sulla situazione del regionale, perché ricordiamo che il regionale ha fatto la proposta di mandare sulle prime, di bloccare le retrocessioni, cosa che ha una logica vista la situazione che abbiamo patito nella nostra regione, però Siviglia non è mai stato convinto del blocco delle retrocessioni, anche perché, come dicevo, lo dicevo prima in un altro intervento in radio poco prima di subentrare, io credo che è giusto che ci sia il merito e il demerito, ma il demerito soprattutto quando ci sono delle medie punti raccapriccianti, cioè quando vedo delle squadre che hanno una media punti al di sotto del mezzo punto di media, io onestamente quelle faccio fatica a salvarle, almeno credo che sia anche per rispetto anche delle società che comunque sono state ripescate, perché mi sembra che se hai fatto 24 giornate, facciamo un esempio, ipotizzo, e questa squadra ha fatto 5, 6, 7 punti, ma perché la dobbiamo riammettere in un campionato che ha meritato ha meritato questo demerito, insomma, scusate anche nel gioco di parole. Almeno quello, ecco, se proprio bisogna prendere una decisione. Poi c'è chi dice tanto queste squadre non si iscrivono, e chi te lo dice? Roberto, ti faccio ridere una battuta. Mirko diceva giustamente, ma il blocco delle retrocessioni a tutte le parti. In Molise, dalle mie parti, c'è una squadra ultima in classifica in eccellenza con meno uno. Se salvi queste squadre qui, è davvero difficile trovare il giusto equilibrio dopo. Va bene. E Mirko, che altro è venuto fuori oggi da questo famoso Consiglio federale? E poi, perdonami, una domanda a livello di calcio locale. Te l'ho già fatta in altre situazioni, ma mi arrivano delle domande anche qui nella chat. La Marignanese, che è la più vicina qui a Rimini, è sicura di poter salire, no? A questo punto lo possiamo dire, Serie D. Beh, se ci sono 36 retrocessioni, io credo che l'eccellenza della Marignanese il prossimo anno sarà un campionato a cui non parteciperà, farà la D. Manca solo la ratifica dei campionati regionali, quindi bisognerà aspettare lunedì. Quindi, scusate, allora... Giovedì, scusate.
lo diciamo anche a Gabriele, quindi giovedì, poi Mirko mi farei sapere anche giovedì a che ora siamo liberi entrambi per poter fare un'altra diretta appena riusciamo, perché so che tu hai degli impegni, io anche, vediamo appena possibile di fare qualcosa, insomma, anche giovedì. Roberto, sono un attimo... Ma l'ho chiesto che mi sta chiamando, ma sono in diretta, probabilmente non sta guardando. dopo lo salutiamo. Mirko, se vuoi ti faccio rispondere, ti lascio rifiattare un attimo e faccio un'altra domanda a Roberto per quanto riguarda il Rimini. Gioco un po' di sponda tra Serie C e Serie D, in modo tale da far intervenire tutti e due in questa parte finale di trasmissione. 1:10 di diretta e qui siamo partiti col sole ed è arrivata la pioggia. Roberto, anche le classifiche, insomma, mostrate da Mirko, ultimo posto in tutto. Cosa ti aspetti adesso, seriamente, che faccia la società? Secondo te sarà fuori? Ti aspetti anche un comunicato? Ma non so, adesso sentiremo le dichiarazioni di Grassi dai colleghi, anche se lui va avanti secondo quello che è il suo credo, lo sappiamo benissimo. Io cercherei, più che fare il ricorso, di vedere di trattare con la federazione, scusate, si rompono, piuttosto che fare ricorso, di trattare con la federazione la possibilità di un ripescaggio a costo zero o a costo minimo. Questa secondo me è la strada da percorrere, però sappiamo che Grassi è un puntiglioso, preciso com'è, eccetera, cercherà anche di fare ricorso. Però, come abbiamo visto prima, eccetera, nel decreto del governo, la federazione ha pieni poteri e quindi non so quale giudice possa dare ragione a Rimini. C'è sempre la possibilità, perché i giudici, come sappiamo, non sempre applicano le norme, ma le possono modificare a loro insindacabile giudizio. Comunque, aspettiamo di vedere le mosse del Presidente. Io mi auguro solo che il Presidente abbia molta pacatezza e cerchi di ampliare l'assetto societario, perché Rimini ha bisogno di altre forze fresche e entusiaste, perché i tifosi riminesi vogliono un Rimini che possa anche vincere, non solo pareggiare e perdere, deve cercare di vincere. Quindi il futuro, per essere roseo, ha bisogno di immissione di denaro fresco e di entusiasmo. Mirko, volevo chiedere un'altra cosa: chi è stato sempre sicuro, rimaniamo ancora nel panorama di Serie C, dei propri punti, e sono state ovviamente le tre che oggi sono state ufficialmente spedite in Serie B, ovvero Vicenza, Monza e Regina. Anche quando si era pronosticato la possibilità di poter rientrare in scena, in campo, quindi poter giocare le 11-12 partite rimanenti, loro si sono dette subito disponibili, anche perché credo che fossero in realtà le uniche tre formazioni che, nonostante le gare che mancassero, fossero sicure di poter approdare in Serie D. Beh, io credo che questa promozione per tutte e tre le squadre sia assolutamente meritata, anche dello stesso Vicenza, che sì, aveva avuto un attimo d'appannamento, ma credo che sul campo abbia dimostrato di meritare il primo posto. Tre società che comunque hanno fatto un grandissimo campionato, secondo me forse delle tre addirittura quella che più che Monza e Vicenza, che tutto sommato erano le favorite principali del campionato. Il merito grosso ce l'ha avuto la Regina, perché in un girone, premesso una squadra forte, ma in un girone dove c'era un Bari molto competitivo, è riuscito a dargli un vantaggio importante e a ipotecare una promozione, vincendo anche lo sconto diretto, cioè, insomma, mettendogli problemi anche negli sconti diretti. E quindi promozione assolutamente strameritata. Sarà molto bello il playoff che, da quanto ho capito, saranno tutte su gara secca. Credo che sia anche giusto, visto che, insomma, tanto si gioca a porte chiuse, calore del pubblico conta relativamente, quindi io credo che sia anche la scelta giusta. Anche perché Mirko, scusami, ci deve essere una tempistica da rispettare, no? Certo. Anche perché c'è già qualche dato, ovviamente bisogna attendere la fine, prima si giocherà la finale di Coppa Italia di Lega Pro e poi dopo si procederà ai playoff.
È arrivato anche qualche messaggio da Roberto Cruciani, che salutiamo, ufficio stampa della Fermana. Ciao Roberto, grazie come sempre di essere tra noi. La LND quando si riunirà? C'è già la data, quella di giovedì. Giovedì 11, ore 12. Dovrebbe essere così, se non cambio ancora qualcosa. Si doveva fare mercoledì, ma mattinata mi hanno comunicato che è stata posticipata di un giorno, poco male. Insomma, ci saranno molte cose allora, di cui discutere quel giorno lì, eh. C'è già anticipato qualcosa in questa diretta. Per quanto riguarda invece altre situazioni in Serie D, immagino le quattro retrocesse. Abbiamo avuto giovedì scorso ospite l'attaccante della Nanni, che forse si aspettava già una sentenza del genere. Vabbè, è inevitabile. Cioè, io non mi ha sorpreso, anche perché purtroppo io ho sempre fatto un'ipotesi che secondo il mio punto di vista Siviglia, anche se ha dovuto seguire un format che purtroppo c'è un regolamento ancora che vige, ci sono delle norme federali e risultano un certo numero di retrocessioni. Detto che io ne avrei mandate giù due e non quattro, se proprio dovevo mandare giù qualcuno, però loro devono fare incastrare promozione e retrocessioni in virtù del campionato successivo, in virtù del fatto che tu non sei a conoscenza ancora di una possibile riforma, perché non l'hai ancora fatta, e quindi tu ti devi basare su un campionato successivo che deve avere lo stesso format. Quindi loro sono stati costretti a prendere questa scelta. In realtà io rimango dell'idea che questa decisione abbia avvantaggiato la federazione, proprio perché ci sono state questi ricorsi, queste equalizzazioni tra le società retrocedenti, tra i capitani, che hanno portato a delle lettere. Va bene, magari non hanno ricevuto risposta, però intanto ci sono state, e questo non è passato inosservato. Per cui io ritengo che questa situazione verrà risolta il 1 luglio, quando ci sarà il primo comunicato della stagione nuova, e quello probabilmente ci farà un po' capire come si svilupperà la prossima stagione. Ricordiamoci che i campionati non iniziano mica subito, inizieranno più tardi, ci saranno più gironi, ci saranno meno squadre per girone, non sappiamo ancora nulla. Io rimango dell'idea che il prossimo anno, attenzione, il prossimo anno verranno riammesse e ripescate tante società, ma tenete in considerazione che la prossima stagione ne andranno giù tante, perché bisogna rimetterlo a posto. Previsto appunto una riforma del calcio che non poteva venire direttamente da qui a qualche mese, quindi per intenderci da giugno a settembre, ma ci vuole quantomeno un anno per organizzarsi e appunto stilare le regole che possano permettere poi, in base alle retrocessioni, promozioni, ripescaggi, di poter formulare i nuovi campionati. Senti, Fabio mi aveva già chiesto una cosa prima, ti riporto qui in sovraimpressione un messaggio suo. Nel decreto è previsto anche se si possa derogare per quanto riguarda organizzazione dei campionati prossimo anno, quindi con un format diverso le retrocesse potrebbero essere ricompensate? Cosa rispondiamo, Mirko? Loro possono, però in realtà non è previsto dal decreto, è previsto dal regolamento. Il regolamento della prossima stagione loro possono decidere di fare un format diverso legato a una previsione di una riforma. Non possono fare la riforma il prossimo anno, questo no, non c'è più il tempo. Però il prossimo anno io posso decidere di fare una serie, ogni lega è autonoma nel decidere il format dei campionati, eh. È una cosa che è prevista da 2-3 anni dalle norme federali, quindi mi aspetto di tutto. Alessio dice: la cosa più sorprendente è che la società continua a votare queste persone. Tra l'altro, Gabellini, Alessio. Gazzoli, sei sicuro che abbia fatto la cosa sbagliata, Siviglia? Adesso vediamo il 1 luglio. Vediamo da qui al 1 luglio. Tra l'altro, Gabellini, Alessio Gazzoli, costui che ci scrive, nella vita fa il segretario di squadra di calcio. Non è che li riusciamo a trovare un contratto in una squadra per lui. Non so, tu, in base alle conoscenze che arrivini, magari lo buttiamo anche in qualche asilo nido. Non lo so, Roberto. Tra quelle ripescate o riammesse, vediamo di trovargli un posto, perché un segretario serve in molte società, quindi stia tranquillo che una mano gliela daremo. Se ha bisogno può mandare il curriculum anche da noi, lo assumiamo subito, lo assumiamo. Un segretario per tenere i nostri conti a posto ci serve. La nuova Felpe. Andiamo a vedere. Allora,
Fabio prima ha scritto un altro messaggio, Mirko, che ti volevo riportare. Se intanto vuoi aggiungere tu qualcosa in base anche a quello che è successo oggi in Serie D che non abbiamo detto, ti lascio libertà di parola, ci mancherebbe altro. Vediamo se riesco a trovare. In realtà non è successo tanto. In realtà noi dobbiamo ancora capire obiettivamente le classifiche come verranno decretate, con quale coefficiente punti. Guarda, è quello che non sappiamo ancora. Infatti c'è ancora la diatriba legata a Crema e San Maurese, però bisogna anche sapere come verranno eventualmente ripescate le seconde, se verranno ripescate. Ah, prima ci siamo dimenticati una cosa importante. Il Rimini, però, dimmi, per i ripescati deve stare attento a una cosa, perché molti se lo dimenticano. Cioè, da regolamento, davanti al Rimini, davanti al Rimini, in classifiche di ripescaggio ci sono le squadre B. Aspetta, squadre B che volete dire? La Juventus, sono squadre 23. Cosa intendi? Quali sono le squadre B? Ci sono delle squadre B che poi, se una società di Serie A vuol fare una squadra B, ha diritto di ripescaggio più del Rimini. Secondo la graduatoria, c'è l'alternanza. Aspetta, siamo già sfortunati. Se poi mi metti che Bologna ti strangolo, poi, quindi c'è anche questa possibilità. Fiorentina e Torino hanno intenzione di farla, poi non so adesso col Covid se le idee sono cambiate. Anche però ci sono anche queste. Ma Roberto, bisogna dire queste cose, perché se non si dicono, aspetta. Quando è uscita sta cosa qui? C'è sempre stato, da quando sono le squadre B. Sì, però la Fiorentina e il Torino... A priorità la squadra B. La Fiorentina ha già dichiarato di fare una squadra B. Il Torino ha già dichiarato di voler fare una squadra B. Poi magari altre società vogliono inserirsi per fare delle squadre B. Se c'è una squadra sola che fa richiesta, ha priorità la squadra B più del Rimini o delle formazioni di Serie D che vengono ripescate da seconda. Basta guardare il regolamento. Alternanza, squadra B, Serie C, Serie D, squadra B, Serie C, Serie D, squadra B, Serie C, Serie D. Adesso mi stai deprimendo, fermati. È regolamento, Roberto. Se non lo cambiano è così. No, appunto, è da rivedere, però io penso che lo rivedranno, dai Mirko, considerando il casino che è stato fatto in questi ultimi giorni, penso che lo rivedranno il regolamento, anche quel punto G che condanna il Rimini. Senza dubbio, però ad oggi siamo sempre al discorso delle retrocessioni, della Serie D, c'è un regolamento che prevede questo. Rispondi anche, guarda, Fabio Martignani, che prima me l'aveva chiesto e sono ritornato sul suo messaggio. Capisco che esistono dei regolamenti, ma è una situazione eccezionale la sospensione di un campionato che non si è mai verificato dal 1945 ad oggi. Per il ricorso, credo che nell'ultimo decreto il governo ha inserito un articolo che dà carta bianca alla FIGC su come chiudere i campionati, poi Mirko può spiegarsi meglio dopo. Certo. No, il decreto dà libertà alla Federcalcio di chiudere i campionati come vuole, questo sì. Non può intervenire sui format, però non può intervenire sul format nella stagione in corso. Infatti io sono d'accordo con Lucio, che sono convinto assolutamente come lui che non partirà con questo format la prossima stagione. Secondo me faranno quattro gironi più piccoli per fare la riforma successiva. Infatti io credo che ripescheranno, riemetteranno delle società, ma sono d'accordo con Lucio. Tornando al discorso di prima, il format non può essere modificato, ma si può cambiare il regolamento in corsa, questo sì. Non le retrocessioni, però il playout lo potevano decidere, cioè potevano decidere eventualmente di far fare il playout alle ultime della Serie C, ma c'è stata una votazione e non è stata approvata. Poi Matteo Potere ti dice: ho già interpellato Mirko sull'argomento, ma che senso ha far retrocedere 36 squadre in eccellenza quando... Matteo, c'è un regolamento, sei duro di comprendoni, mi dispiace, però c'è un regolamento. Perché devi dar per scontato, devi bloccare le retrocessioni adesso che c'è un regolamento da rispettare? Lo possono fare con l'anno nuovo possono riammettere 300 squadre. Sì, sì, non ho Simone, stagione. Simone si è fatto subito sentire. Sì, ma non le hanno fatte l'anno scorso, fanno le squadre B in epoca Covid, che non sanno neanche quanto durano i contratti dei calciatori e le finestre di mercato. Simone non è informato, mi dispiace, però ci sono delle società che vogliono fare la squadra B. Poi ribadisco, poi magari cambio un'idea, però l'anno scorso c'era il Torino che era in ballo, poi alla fine ha rinunciato.
L'unica cosa che ti posso dire è sicuramente sono due società che hanno intenzione di farla, anche perché hanno tanti tesserati in esubero e quindi li devono far giocare, più che dato che hanno difficoltà anche a mandarli in prestito, anzi soprattutto quest'anno che magari hanno difficoltà a mandarli in prestito, è più facile che facciano una squadra B. Sicuramente quello che ti posso dire è che il Milan Simone non la fa sicuro, che lui è milanista, la squadra B in Milan non la fa in... se ti ricordi Simone la doveva fare, poi dopo gli hanno detto di no quando c'è stato il cambio di proprietà, se non era una aveva cosa certa il Milan aveva preso anche due o tre giocatori molto interessanti per fare la squadra, era già tutto pronto e poi gli hanno detto non facciamo più nulla, sì me lo ricordo. Marcello Pastore è venuto a Rimini per quello, Pastore, se no rimaneva al Milan. Ah, quello non si sa, Pastore è stato quegli anni. Poi una domanda, aspetta amico, te la posto per impressione. Una domanda tecnica, le promozioni delle squadre di D permetteranno alle stesse di avere le deroghe che si danno alle vincenti dei campionati per iscrizione in C? Mi spiego, in Materica o il Bitonto che hanno un campo non idoneo possono utilizzare la deroga? Assolutamente sì, possono andare a giocare tipo in Materica Macerata. E poi adesso il Bitonto non so, magari adesso non dico a Bari che è esagerato, ecco vedi Buratti, vedi che è a conoscenza della cosa anche lui, sì, delle squadre B. Oddio, sicuramente Torino Fiorentina sapevo come mi hai detto tu, però non immaginavo che potesse anche la Roma anche la Roma. Sai cos'è Mirko? Che si sono espressi anche molti addetti ai lavori e anche molti giornalisti, che poi stasera se Nicola avrà il piacere di intervenire, Nicola Binda mi aveva detto anche la sua sulle squadre B in Serie C, che lui, fosse stato per lui, non l'avrebbe mai accettate. Il problema è che quello che dite giustamente... No, ma il problema è che quello che dite tu e Lucio è vero, perché comunque mi risultava che ci fossero delle squadre. Milan sapevo di no, infatti anche due milanisti qui ce lo dicono subito, sicuro Daniele e Alessio Gaggioli dice Elio ha trossato anche i soldi per piangere, vabbè, anche Roberto D'Altri. Però dai, mi aspettavo un po' come Simone. Allora, vediamo Alessio Gaggioli. Elio ti ha chiesto se può fare la squadra B con i giocatori di adesso, forse si salvano. È un po' cattivo. D'Altri, il Milan se vuole tornare a vincere il campionato deve allestire la squadra B, altrimenti cappa cavallo per vedere il Milan vincere uno scudetto. C'hanno ragione. Vabbè, non mi toccate il Milan. Oggi. No, Mirko, dai. Almeno abbiamo toccato un argomento che era sconosciuto. No, Mirko, onestamente non avevo pensato al fatto che, è vero quello che dite tu e Lucio, che già da qualche anno c'erano altre squadre, oltre la Juventus, che volessero fare le cosiddette squadre B per la Serie C. Però pensavo, come diceva anche Simone, che questo sarebbe stato l'anno meno opportuno per intrometterle, solo che effettivamente ci sono delle richieste, quindi ci sono delle formazioni che la vogliono fare, non posso dire assolutamente il contrario. Era un particolare che non volevo affrontare, o meglio, mi era sfuggito. No, aspetta, Lucio ci dice Roma, Fiorentina, Torino, Juve e molto probabile Inter. Figurati, anche l'Inter. Roberto, allora ci attacchiamo. No, il Rimini verrà comunque ripescato, perché se fanno questa riforma con quattro anziché tre gironi, con quattro gironi anche più piccoli, io penso che Rimini abbia il 99% di chance di poter partecipare al campionato Lega Pro, perché ovviamente non è che possono tutte le squadre di Serie A fare una squadra B e quindi togliere la possibilità alle altre di giocare. Vorrebbe dire anche falsare un pochino la Lega Pro. Però insomma sono variabili delle quali bisogna tener conto. Ah, quello è poco ma sicuro, in base anche a quello che dicevamo nelle scorse puntate con Mirko per quanto riguarda tra le squadre con i conti in regola, tra quelle che sono ultime in classifica e sono state retrocesse in Serie D, il Rimini è quella che sarebbe la prima ad essere ripescata. Però effettivamente questa cosa che mi fanno notare oggi Mirko e Lucio è vero delle squadre B. Scusate, vado a leggere anche gli altri messaggi, ma scusate, allora per le retrocessioni della Serie D, quelle incerte, dico, si devono aspettare l'11? Si deve aspettare l'11? Io credo oggi da comunicato. Vai. Credo oggi da comunicato. Se non oggi l'11, ma credo oggi da comunicato, perché se devono sancire delle retrocessioni,
credo che nel comunicato, invece di mettere soltanto le mosse, ci saranno anche le 36 retrocesse, per cui sì, esatto, infatti ripescheranno i 5.000 squadre. Però, però vedrete, però vedrete che qualcosa esce tra un po'. Sì, sì, quello sicuramente sì, dal primo di luglio vedremo tantissimi ripescaggi, quello è poco ma sicuro. Mirko, altre cose da aggiungere per quanto riguarda il campionato? Aspetta che sono arrivati degli altri messaggi. Viste le plusvalenze della UEB, tanto ci butteranno. Ciao anche ad Andrea Giovannini che ci scrive. Matteo Pratelli, allora, devo leggere anche Matteo che ci scrive anche qui. I regolamenti li fanno quando vogliono, fare le cose come gli pare. Loro, in questo caso eccezionale, non dovevano retrocedere nessuna squadra. Il Covid-19 non è stata colpa delle squadre, ci voleva solo il buon senso. Ma con questa gente il buon senso non può esistere, che schifo. Lì a Matteo abbiamo già risposto. Invece il buon senso ci sarà dal primo luglio, l'ho spiegato. Ce lo auguriamo. Sei intestardito con questa cosa qua, ci sono dei regolamenti da rispettare purtroppo. È ovvio, e allora questo commento magari lo possiamo fare ad agosto-settembre se per caso non viene confermato non quello che teoricamente dovrebbe essere fatto. Però adesso non puoi decidere una riammissione, un ripescaggio adesso, non si può, lo puoi fare dal primo luglio, oggi adesso non si può. Marcello ci ha scritto in questo momento, ciao Marcello. Siamo d'accordo con Matteo. Se il comunicato del Consiglio federale non dà accenno ad alcuna riforma della Lega Pro, si può comunque sperare in una Pro a quattro gironi? Marcello Mastrogiorgio. Sì, sì. Considerate però che ci sarà la riforma, quindi aspettatevi tante retrocessioni, cioè per salvarvi ragazzi, cioè ci sta a penare, bisogna una squadra competitiva, sennò sono dolori. Lucio infatti ci ricorda che sono tre mesi che dici che ci sono i regolamenti che molti invece non lo calcolano. Lucio non dillo a noi. Io avrei già cambiato il regolamento 10 volte anche adesso, ma non si può. Lucio, guarda, ti faccio ridere perché qui a Rimini, insieme a Roberto e poi Mirko è stato protagonista in alcune trasmissioni, si era pensato a un certo punto, mentre noi facevamo vedere il regolamento della Serie C ai tifosi del Rimini, che la nostra trasmissione volesse spedire il Rimini in Serie D, quando c'era un regolamento che purtroppo per un semplice punto indicava che il Fano avrebbe fatto i play-out e il Rimini sarebbe stato condannato alla Serie D. Quando abbiamo spiegato ai tifosi che c'era appunto un regolamento da seguire, hanno iniziato un attimino a calmarsi, altrimenti sembrava che eravamo noi che volevamo spedire il Rimini in Serie D. Quindi su questo punto qui assolutamente d'accordo con te, molti si scordano che ci sono i regolamenti discutibili, però ci sono, ecco, aggiungiamo molti questo. Si ricordano che comunque noi vogliamo bene al Rimini, non è che vogliamo male, diciamo le cose come stanno, però siamo pro Rimini, non pro Poggi Bonsi. Tra l'altro potremmo ringraziare anche Grassi che grazie a lui praticamente se dovessimo andare, mi auguro di no, in Serie D e non fare la Serie C, perdiamo anche dei posti di lavoro, perché comunque c'è chi lavora con Eleven Sport che racconta la Serie C, chi altri invece comunque risparmiano qualche soldino con le TV non facendo le trasferte, avendo i servizi già completo da Eleven Sport. Luca Narita Schiavi, i coefficienti per la Coppa Italia saranno considerati? Parlo dei campionati eccellenza e promozione? Me lo auguro, anche perché so che Luca, che saluto e saluto anche la signora, sono parte in causa perché ad Anzola sono arrivati secondi per merito in classifica e secondo me per un discorso legato al ripescaggio in eccellenza, secondo me sarebbe giusto premiarli proprio perché sono arrivati fin lì. Stessa cosa vale per il Torcon che col San Pietro in Vincoli, perché hanno la stessa situazione. Pari punti seconda, ma però hanno anche la Coppa Italia in ballo. Andrea Giovannini, leggo un po' di messaggi, ragazzi, che siamo in chiusura di questa trasmissione. Sarà una D più simile a un'eccellenza con squadre vicine che ha una Serie C. Peccato davvero, ci dice Andrea. Tu quest'anno ti sei perso la trasferta a Campobasso con il tuo Cattolica. Lì vi avrei voluto seguire molto, molto volentieri. Però chiamateci ogni tanto a riprendere una partita, Andrea, anche a noi di Calcio di Rigore. Ci farebbe piacere ritornare anche a Cattolica, perché non ci siamo chiariti su molti aspetti, te lo dico approfittando della tua presenza. In realtà Daniele credo che sia un campionato, se sarà come dice Andrea, invece io
sarei contento di fare una Serie D con squadre vicine, fare dei derby, comunque c'è la possibilità di portare anche più gente, c'è anche questo vantaggio. Sarà un'annata provvisoria, perché ovviamente ci sarà una riforma nella stagione successiva, ma io che giocare a fare dei gironi più piccoli, più ristretti, con tanti derby, con tante possibilità, anche di fare anche trasferte non tanto lunghe, secondo me è un vantaggio anche per le società. Il prossimo anno bisogna risparmiare, ragazzi, dovete tenere in considerazione anche questo. Voi guardate il lato dei tifosi, ma pensate alle società che devono spendere dei soldi, che non sanno ancora quante ne possono spendere, anzi non si sa neanche se ne hanno. L'abbiamo affrontato, questo argomento, e sicuramente lo rifaremo anche giovedì. E ricordi che giovedì assolutamente dobbiamo parlare anche del settore giovanile. Settimana è uscito anche il protocollo, qualche camp qui anche nella nostra zona si è mosso. Oggi è iniziato anche il camp di Scotti Ricchiuti, te lo dico, allo stadio di Rimini. Ci saranno anche delle altre iniziative, credo anche a San Giovanni Marignano e così via. Marcello Mastrogiorgio vuole fare un'ultima considerazione. Ci si è lamentati della presenza di 100 società professionistiche perché considerate troppo. I 4 gironi di C sarebbero da considerare dilettanti come regime giuridico? Bella questa domanda. Per ora no, però... Ma il prossimo anno? Prossimo anno si vedrà. Però ho fatto una bella domanda, mi è piaciuto molto. È dura capirlo. Io credo che il prossimo anno, io spero, mi auguro che facciano già dei regimi comunque fiscali più facili. Intanto vi comunico che dovrebbe essere la processa di San Maurese. Aspetta, ripeti perché si è sentito a tratti, prova a dirmi. Dovrebbe essere retrocessa la San Maurese. Allora, quindi le retrocesse sono in tre. Quindi allora io qui ti devo fare un complimento. Nel senso che tu avevi spiegato già attraverso la classifica che Matteo dalla regia ci ha illustrato perché la San Maurese sarebbe retrocessa, quando dalle altre parti, in primis anche Protti, l'allenatore della San Maurese, aveva dichiarato che la sua squadra assolutamente era salva. Io qui ti devo fare i complimenti, qui non ti posso dire assolutamente niente. Hai preso in pieno quello che avevi dichiarato 20 giorni fa, sei stato l'unico, qui vanno fatti i complimenti. A me dispiace. Non è che si vuole fare la campagna contro l'altro. Infatti anche Lucio ci ricorda, purtroppo in tanti parlano con la parte... Io non ho visto il comunicato ufficiale, ma pare che sia così. Infatti anche Lucio ci ricorda, purtroppo in tanti parlano con la pancia, riferimento ovviamente ai regolamenti, esistono delle regole, voler bene a una squadra non significa dire che sarà spedita in Serie A, esatto. Fino al 1° luglio rimarrà tutto come da nome, poi secondo me della Lega Pro qualcosa cambierà. Anche secondo me, Lucio, è così, bravo intanto per la tua puntualizzazione. Roberto Dalti, abbiamo certezza... Confermo che è successa la San Maurese, te lo confermo. Sì, è ufficiale, Roberto. San Maurese, anche perché tu lo... Sarai quello che poi domani dovrà fare l'articolo. No, lui domani dovrà fare l'articolo sul resto del Carlino, quindi sarà anche un momento un po' così, perché Roberto so che la San Maurese la segue da anni. Simone, mi dispiace per gli amici di San Mauro buttati fuori come noi. Simone, dispiace anche a noi, perché negli ultimi anni la San Maurese, tra l'altro, l'abbiamo seguita anche nel campionato con i Rimini, come tu ricorderai. Una bella realtà, però devo dare atto a Mirko che per quanto riguarda i coefficienti punti lui aveva già stilato la classifica, aveva già dimostrato tra l'altro in una delle nostre dirette e poi anche nelle dirette che fa con gli amici Indelicato, Guido Sani eccetera eccetera, che la San Maurese sarebbe retrocessa. Qui bisogna dargli atto a Mirko, ha avuto sempre ragione su questo punto qui. Mirko, allora per quanto riguarda la Serie D, vuoi aggiungere qualcos'altro? Penso che i punti li abbiamo toccati tutti, non so se ci siamo dimenticati qualcosa, perché con Roberto abbiamo parlato di oltre un'ora del Rimini, aspettando ovviamente che entrassi anche tu per dare le giuste delucidazioni anche a tutti gli spettatori inerenti al mondo dilettantistico. Dimmi se abbiamo saltato qualcosa, se c'è da aggiungere qualcos'altro, insomma. Ma direi che per quanto riguarda la D, adesso che è arrivata anche l'ufficialità della San Maurese, e premesso che mi dispiace, ricordando che attenzione, è un verdetto della stagione, poi vediamo di vedere cosa succederà. Ricordatevi che Sibiglia lunedì a noi ha detto che sicuramente una formazione, e a molti questa cosa era sfuggita, hanno dato importanza ad altre cose, aveva praticamente detto che sarebbe stato utilizzato il coefficiente punti normale.
e ha spiegato cosa ci posso fare se una squadra che hanno 0,0016 di coefficiente in punti meno di un'altra retrocede. Sicuramente sarà la prima che probabilmente verrà aiutata in un eventuale ripescaggio, quindi forse nella Samorese sarebbe abbastanza tranquillo, anche perché tu, Daniele, mi hai comunicato una fusione l'altro giorno che teoricamente gli apre già il buco. Esatto. Sì, è arrivato quell'altro. Ma Zocchi lo aspettiamo giovedì, che ci ha dato buca giovedì scorso per andare a mangiare una pizza. Allora c'è un messaggio che Matteo... No, non ha mangiato solo la pizza, ha fatto anche delle chiacchiere. Lo sappiamo, adesso ce le svela lui, sperando che ci sia calmato un attimino, perché prevedo qualcosa che bolle fortemente non solo fuori ma anche nel suo corpo. quindi toccherà tenerlo buono parecchio. Allora, niente, praticamente Matteo Pratelli ha scritto più volte, mi ha pregato di ridirtelo. Mirko è un buon intenditore, ma anche di pizze, grande Mircone, tutto quanto. Tu ogni volta che vai fuori dimostri sempre una pizza diversa in fatto di cucina. Una volta vai in un ristorante A, una volta vai in un ristorante B, una volta in un ristorante C, sempre pizza diversa. Perché devo mangiare una pizza uguale alle altre? Perché devo mangiare una pizza simile? Cioè, se devo mangiare una margherita la mangio a casa. Bravo, ma così che si fa. Allora, andiamo a vedere gli altri messaggi che stanno arrivando. Lucio ti saluta, Marzocchi stasera in diretta indipendente sotto grossa pressione, bravo Lucio. Lucio, stuzzicalo per bene. Dagli addosso, Lucio, dagli addosso a Marzocchi. Ha tanta carne in fuoco, Lucio, mi raccomando. Mi raccomando. No, tanta roba. Va bene, allora, Roberto, stasera ricordiamo l'appuntamento. A che ora andiamo in diretta per il Rimini Calcio? Alle 21? Alle 21, e cercheremo di parlare anche di una possibile defiscalizzazione per ciò che concerne i troppi oneri verso la Lega Pro. Questo è poco ma sicuro, tantissimi ospiti, lo ricordiamo, dovrebbe partecipare anche Nicola Binda per la terza volta nei nostri studi virtuali, e stiamo in attesa proprio entro le 18 di avere una conferma definitiva da lui, altrimenti ci saranno come ospiti l'ex allenatore del Rimini Leo Accori, la giornalista di Tutto Mercato Web Claudia Marrone, poi avremo i giornalisti Roberto Gabellini, Roberto D'Altri, e seguiranno poi soprattutto ospiti tifosi come l'imprenditore riminese Lucio Paesani. Lucio ci dirà la sua e ovviamente porterà un po' lo stato d'animo di tutti i tifosi biancorossi quest'oggi dopo il verdetto acquisito. Noi siamo in dirittura d'arrivo, volevo ringraziare soprattutto Matteo e tutti voi che siete intervenuti in questa ora e mezza, fammi vedere bene, un'ora e 41 per l'esattezza della nostra diretta tra Sport Up e Calcio di Rigore, quindi tra il mondo di Serie C e il mondo di Serie D. Matteo, aspetta stasera, poi ti diremo qualcosa in più, stessa cosa anche Gabriele Bellanti, altrimenti non abbiamo più argomenti questa sera. Seguiteci. No, vuoi sapere la della Serie D? Non dirgliela, tanti lo so qual è, ma non dirgliela. No, prima diciamo. Dalle sue parti, non Rimini però. Matteo, dalle tue parti non Rimini, ecco, ti ha risposto già Mariotti. Va bene ragazzi, ci sentiamo questa sera, grazie ancora a Daniele Emanuele, grazie a Roberto Gabellini. Ciao e grazie a voi e complimenti ancora a Mirko che è una fonte inesauribile. Grazie Mirko, Mariotti, grazie ancora Mirko. Ciao a tutti e a noi ci rivediamo giovedì. Ti aspettiamo, grazie ancora. Anche perché giovedì mi sa che faremo una diretta anche post molto bella, sì. Giovedì faremo una diretta, però comunicheremo un orario che troveremo un accordo io e te, perché so che tu sei da una parte o dall'altra. Non prima delle 18 comunque. Va bene, allora Matteo, che è il nostro direttore grafico, farà lui la locandina. Quindi alle 18 lo diciamo già e poi l'appuntamento serale alle ore 21, dove ci sarà anche Alessandro Marzocchi, che ricorda a Lucio di punzecchiare parecchio anche per noi questa sera. Grazie ancora e buona serata, a più tardi. Ciao a tutti.